Ciao a tutti ragazzi, eccoci sulla seconda preparazione che dovremo affrontare prima di arrivare al colpo. Il colpo si effettuerà dopo quattro preparazioni e questa volta dovremo recuperare l'autobus penitenziario. Come sempre con me ci sono Jordan, Flavia e Corrado, che ringrazio sin da adesso per l'aiuto che mi stanno dando per questo colpo e per il video. E come potete vedere ci ha schierato su un'unica squadra. In realtà la preparazione la affrontiamo in modo diverso, ovvero andando con due squadre, una che si occupa della parte frontale e una che si occupa dall'attacco dalla parte posteriore. Questo per sorprendere i nemici, non lasciarne nessuno, almeno in fase di recupero noi dell'autobus penitenziario, e per poi agevolarci nella fuga, perché nella fuga ci divideremo poi ancora nuovamente per far perdere meglio le tracce dalla polizia, disperderla per tutta la mappa e non su un unico punto. Allora ragazzi, con questa slide si può scegliere quale attacco preferite vedere, se il frontale o il posteriore, frontale a sinistra come leggete e a destra l'attacco posteriore. Quindi avere tutte e due le visuali per lo stesso attacco sullo stesso mezzo.